Il brano che ascolteremo come introduzione al nostro discorso intorno a Liszt è tratto da una delle sue opere più significative e meno eseguite, Bénédiction de Dieu dans la solitude, Benedizione di Dio nella solitudine, brano facente parte della raccolta Harmonie poétique et religieuse, Armonie poetiche e religiose, ispirate alla omonima raccolta di poesie di Lamartine, emblematiche del romanticismo letterario francese. Dice Lamartine: «Io sono il primo a far scendere la poesia dal Parnaso e al posto della lira a sette corde do alla cosiddetta musa proprio le corde del cuore umano, toccate e messe in movimento dagli infiniti fremiti dell'anima e della natura». Quali considerazioni potevano essere più adatte alla sensibilità romantica del nostro Liszt? La Bénédiction è un brano piuttosto elaborato nella sua costruzione sintatticamente conseguenziale, ma l'andante che ascolteremo, parte centrale della Bénédiction, è molto accattivante, facile alla percezione e ci propone il Liszt più amato e disistimato insieme, il Liszt fascinoso e sinuoso, lo stereotipo, il modello del Liszt virtuoso e improvvisatore. Il percorso melodico dell'andante è sostenuto da un'armonia fatta di accordi arpeggiati, languidi e melanconici. E gli arpeggi, insieme alle note ripetute e ai trilli, alle scale ascendenti e discendenti e ai virtuosismi vari, sono gli artifici tipici della musica improvvisata piuttosto che scritta. I temi sembrano nascere suggeriti da ricordi, da nostalgie, da archetipi del suono emergenti dal subconscio e non mediati da una vigile volontà compositiva. Così appare Liszt in questa porzione di brano, ma se potessimo ascoltare l'intero pezzo, scopriremmo la logica costruttiva listiana che avremo modo di verificare proseguendo col nostro discorso, ascoltando e commentando altre composizioni. Thank you.
Abbiamo ascoltato Benedizione de Dieu dans la solitude, eseguita da Claudio Arrau. L'opera di Liszt e la vita stessa di Liszt è tutta un preludio. Ricordo che il preludio, insieme alla toccata, alla fantasia e altre forme musicali, è una forma poco codificata che dà libero spazio all'improvvisazione, non è costrittiva nella sua costruzione formale. Dice il filosofo Vladimir Yankelevich, che cos'è la vita dell'uomo? È forse qualcosa di diversa da un preludio? E Liszt stesso si chiede nei suoi scritti sulla musica intitolati Un continuo progresso. Che cosa è la vita se non una successione di preludi il cui termine è la morte? La vita stessa è quindi un'improvvisazione. Lo è per Liszt e lo è per i romantici, per il loro modo di concepire e vivere la vita. Lo è per i musicisti romantici che spesso adottano la forma dell'improvviso. Chopin, Schubert. L'impromptu, il cui significato letterale è proprio quello di non preparato, quindi improvvisato. Avviciniamoci a Liszt, alla sua grande statura di compositore, con la consapevolezza di disporre di uno spazio di tempo talmente breve da permetterci soltanto un giusto approccio alla sua opera. Smitizziamo il Liszt virtuoso trascendentale della tastiera, trascendentale in quanto trascende le possibilità fisiche umane, quelle dovute alla velocità di esecuzione e ad ogni altro artificio tecnico, per conoscere ed amare il Liszt trascendentale in senso filosofico, mirante cioè al superamento del quotidiano tramite un discorso musicale che aspira all'assoluto, allo scioglimento di ogni legame con la realtà in totale tensione verso il metafisico. Liszt ha toccato tutti i generi musicali, sinfonie, la Sinfonia Faust, la Sinfonia Dante, poemi sinfonici, oratori, lieder, musica sacra, vocale e per organo. Lo stesso sogno d'amore che ascolteremo fra poco è la trascrizione del lied per voce e pianoforte O lieb, solang du lieben kannst, o caro, così a lungo puoi amarmi. Il sogno è uno dei brani più noti di Liszt, ma ormai è relegato alla funzione di bis, piuttosto che quello di pezzo da concerto. Non è una delle sue grandi opere, per la melodia piuttosto orecchiabile, sostenuta da un'armonia, l'accompagnamento della mano sinistra, piuttosto elementare. Ciononostante ve ne propongo l'ascolto, avendo a disposizione una registrazione storica di fine 800 su pianola a rulli del grande Eugène d'Albert, che per essere stato un allievo di Liszt può farci credere in un'interpretazione filologica molto vicina a quella eseguita dal suo maestro. L'interpretazione, infatti, è tutt'altro che stucchevole, come invece solitamente avviene, e si rifà al lirismo del canto lideristico originario. Ascoltiamo quindi il Liebestraume numero 3, Sogno d'amore numero 3, nell'esecuzione alla pianola a rulli di Eugène d'Albert. Sottolineo che la registrazione è di fine 800. Thank you.
A 9 anni, Liszt ha avuto modo di farsi conoscere come ottimo pianista e più ancora come eccezionale improvvisatore. Affascina tutti i nobili ungheresi della corte Esterházy, dei quali il padre era un dipendente, e un gruppo di loro si impegna a finanziare una borsa di studio che permetterà al giovane Franz e alla sua famiglia di trasferirsi dall'Ungheria a Vienna per studiare con il grande Karl Czerny, il famosissimo didatta conosciuto da qualsiasi studente di pianoforte, che era stato allievo di Beethoven. Nel 1883, a 12 anni, Liszt è già a Parigi, centro culturale di tutti i pianisti d'Europa. Erhard, il famoso costruttore di pianoforti, fiuta il talento del giovane, gli regala un piano e gli organizza i concerti che sono tutti trionfi. Arriverà sino a Londra. Ormai Liszt è un grande concertista e un famoso insegnante. Nel 1883, a 22 anni, conosce la contessa d'Agoult, sposata con 2 figli. Si innamorano pazzamente. Convivono scandalosamente per quei tempi per oltre 10 anni. Hanno 3 figli, una è Cosima, futura moglie di Wagner. Con la Dagoult, Liszt vive peregrinando tra Parigi, la Svizzera e l'Italia. Come concertista percorre tutta l'Europa. Nel felicissimo, tranquillo e pensoso soggiorno a Weimar, dove per 11 anni ricopre la carica di Kapellmeister alla piccola corte dei principi sassoni a Weimar, Liszt rivede tutta la sua produzione. I grandi studi opera 6 diventano gli studi trascendentali e l'album di un viaggiatore, scritto durante il viaggio con la Dagoult in Svizzera e in Italia, divenne gli anni di pellegrinaggio, Année de pèlerinage. Dei 12 studi trascendentali ho scelto per l'ascolto il numero 5, Feux follets, fuochi fatui, per le ardimentose difficoltà tecnicamente poco appariscenti, eppur così ardue in quell'avvicinarsi e allontanarsi di suoni, in quella leggera filigrana che sembra intrecciata da ben più delle 10 dita di cui dispone il pianista. Pur avendo un suo titolo, Fuochi Fatui, lo studio non rinvia ad immagini come quasi tutti gli altri studi dello stesso gruppo, Paesaggio, Mazeppa, Caccia Selvaggia, Ricordanze, Armonie della Sera. Il virtuosismo, inoltre, non mira a stupire l'ascoltatore con artifici di grande effetto, piuttosto che con vere e proprie difficoltà. Non facili glissandi, trilli o arpeggi improvvisativi, ma acquisizione da parte dello studente di particolari posizionamenti di mani e dita. In altre parole, è uno studio vero e proprio. Tuttavia, noi ascoltatori rimaniamo esterrefatti e non sappiamo se ammirare maggiormente il compositore o l'esecutore, che in questo caso è Georgi Cifra. Ascoltiamo quindi dagli studi trascendentale quinto Feux follets nell'esecuzione dell'ungherese Georgi Cifra.
Il sonetto numero 104 del Petrarca fa parte della raccolta Année de Pèlerinage, che è la sublimazione in musica delle emozioni che il paesaggio e l'arte italiana, in particolare la poesia e l'architettura, avevano destato in Liszt e tanto profondamente lo avevano toccato. I sonetti e le canzoni del Petrarca, la Divina Commedia di Dante, l'architettura, i giochi d'acqua di Villa d'Este o le suggestioni dei paesaggi di Venezia e Napoli gli suggeriscono una serie di composizioni raccolte appunto negli anni del pellegrinaggio, secondo anno Italia. Nel sonetto numero 104 del Petrarca riconosciamo il compendio del primo Liszt, anche se il brano è stato rivisitato in piena maturità a Weimar, quasi 20 anni dopo la sua composizione. Troviamo gli arpeggi immediati e affascinanti, le scale che esplorano tutta la tastiera, gli incroci di mani, soprattutto la melodia dal grande calore e dalla imponente potenza. Troviamo l'improvvisazione più accattivante. Dice Yankelevich, questa vagabonda esplorazione della scala, attraverso molte scosse e molti grovigli caotici, si liberano un'andatura, una pulsazione isocrona, una matematica. I sonetti del Petrarca sono la trascrizione di altrettanti lieder scritti da Liszt per voce e pianoforte. Le trascrizioni listiane sono attente alla diversità costruttiva dei due discorsi musicali, quello vocale del lied, strettamente legato al testo poetico, ai versi del Petrarca in questo caso, e quello strumentale pianistico connesso all'essenza spirituale che anima l'intera composizione poetica, lo smarrimento di chi ama e non è riamato. Ascoltiamo quindi il sonetto numero 104 del Petrarca nell'interpretazione di Lazar Berman. Thank you.
La sonata in si minore è l'opera più poderosa di Liszt, per razionalità costruttiva e per capacità semantica, la capacità cioè di inviare messaggi che coinvolgono totalmente noi ascoltatori. È un'opera difficilissima da eseguire, ma anche da ascoltare. Le difficoltà esecutive non stanno tanto nel superamento di ardui passaggi. Certo, non mancano complicati posizionamenti di dita e mani, ma ciò che è veramente terribile per qualsiasi ottimo pianista è lo svelamento della coerenza costruttiva. La sonata di Liszt non è infatti la classica sonata di Haydn, Mozart, Beethoven, escludendo l'ultimo Beethoven, sonate che sono rigorosamente codificate da parametri ben individuabili, quale ad esempio la suddivisione in quattro movimenti, generalmente un allegro, un adagio, uno scherzo e un finale, all'interno di quali movimenti vi sono dei temi, solitamente due motivi melodici che si diversificano nettamente uno dall'altro. Intendo dire che ogni movimento ha i suoi temi. La sonata di Liszt invece ha un carattere ciclico. Inizia da un punto per tornare a quel punto senza soluzione di continuità. I temi melodici presentati all'inizio vengono rielaborati continuamente in una inesauribile variazione, che variazione non è. Non è la forma aria con variazione o variazioni su un tema che abbiamo ascoltato ad esempio in Schumann negli studi sinfonici per intendersi. Quella di Liszt è soprattutto variazione ergogica, cioè modificazione dei tempi dall'inizio alla fine della sonata senza soluzione di continuità, senza cioè le interruzioni tra un tempo e l'altro che caratterizzano la sonata classica. È variazione perpetua dei temi, in sviluppo ciclico, percorso circolare avente un andamento irregolare, non costretto dal riconoscimento dal tema iniziale, che qui nella sonata è sempre equivocabile, confuso, letto tra le righe. I temi si riconoscono, a volte soltanto con una lettura attenta. Anche l'esecutore, il pianista, deve veramente leggere con acribia, minuziosamente, lo spartito, per cogliere il tutto nell'apparente discontinuità e comunicare all'ascoltatore l'opera nella sua coerente unità stilistica. L'ascoltatore poi non può distrarsi nella percezione che più che mai deve essere voluta e non subita. L'ascoltatore non può inebriarsi di suoni, magari chiudendo gli occhi per farsi circuire voluttuosamente dalla musica, ma deve essere sempre intellettualmente presente. L'intelletto non oblitera i sentimenti, né li mortifica, ma li coglie nelle giuste proporzioni per rivelare il senso dell'opera. Passiamo ora all'ascolto della bellissima, superba sonata in si minore, l'unica sonata di Liszt. Beethoven ne ha scritte 32, Haydn 62. Ovviamente e purtroppo non potremo ascoltarla interamente lunga com'è. Vi presenterò le parti più significative, facendo in modo di evidenziare, per quanto può essere consentito da un'addizione frammentaria, l'unità costruttiva ed espressiva dell'opera. Come interprete ho scelto Claudio Arrau, che ci offre un'interpretazione monumentale, così mi piace definirla. I tempi sono veloci quel tanto che basta a mostrare tutto il virtuosismo che egli manifesta anche tramite il raggiungimento di una potenza di suono ineguagliabile per corposità e densità. Il suo modo di suonare non è mai martellante, neanche nell'espiego delle velocissime ottave, ma è sempre pieno, ricco di armonici, di timbri pastosi, caldi, direi mediterranei. Arrau era un cileno, quindi latino.
È classico quel tanto che basta a rivelarci la rigorosa costruzione formale listiana, che lui evidenzia con un'infinità di sfumature adatte a far emergere il carattere prettamente romantico del pezzo, l'esternazione di sentimenti individuali di Liszt, compositore e uomo romantico. Ascoltiamo quindi l'esposizione dei temi e parti del loro sviluppo ciclico della sonata in si minore, scritta tra il 1852 e il 1853, al pianoforte Claudio Arrau. Thank you.
L'ultimo Liszt si distingue nettamente da quanto abbiamo ascoltato sinora. Dopo il tranquillo soggiorno di Weimar, Liszt vive il periodo più contraddittorio della sua esistenza. Nel 1863, a 62 anni, si fa frate. L'abate Liszt diventa il beniamino di Pio IX, che vede in lui il rinnovatore della musica sacra. Il mio Palestrina lo chiama. Liszt effettivamente si dedica quasi interamente alla musica sacra, componendo messe, oratori, brani per organo. Per pianoforte scrive solamente trascrizioni e parafrasi. Vive more uxorio in concubinato con la principessa Caroline di Wittgenstein, che non è riuscito a sposare per l'opposizione della nobile famiglia Sayn-Wittgenstein. Un amante. Ciò non ci riguarda, ma un marito plebeo sarebbe nel nostro casato una macchia incancellabile. Contemporaneamente Liszt ha più di qualche avventura sentimentale, ma Liszt non è un Don Giovanni nel senso mozartiano. Non rappresenta cioè la forza sessuale demoniaca che non finisce mai di sedurre per un inconscio desiderio distruttivo e autodistruttivo. Liszt è un uomo pulsivo, ma affettuoso e generoso non solo con le donne. Aiuta chiunque ne abbia bisogno, compresi i musicisti che non tratta mai come rivali. Il suo misticismo è sincero, ma non totalmente consono alla sua personalità. Egli vorrebbe aspirare all'elevazione spirituale accostandosi ai misteri del divino, ma la sua natura è incapace di rinunciare ai piaceri terreni che soddisfa con estrema naturalezza, in perfetta armonia col suo essere. Ama il lusso e gli incontri sociali mondani, che ritrova anche nella corte pontificia e in quelle curiali coi loro sontuosi cerimoniali. Nel 1883 muore Richard Wagner, suo grandissimo amico e genero, avendo sposato la figlia Cosima. Dopo i funerali in Venezia, in gran sconforto, Liszt compone il brano Richard Wagner Venezia, 1883, che tra poco ascolteremo. E questa è la musica dell'ultimo Liszt, musica ardua nella sua fattura, densa di dissonanze difficili da recepire, tanto da essere raramente proposta in concerto insieme a tutte le ultime opere pianistiche listiane. Un tema ostinato della mano sinistra accompagna un motivo cromatico, cioè fatto contemporaneamente di suoni prodotti da tasti bianchi e neri del pianoforte, eseguite dalla mano destra con un risultato fortemente dissonante che rivela la disperazione di Liszt per la scomparsa del caro amico e insieme esterna paurosamente il terrore di Liszt e più in generale il terrore dell'uomo per la morte. Ascoltiamo quindi Richard Wagner Venezia nell'esecuzione del pianista Michele Campanella.
Ascoltiamo una composizione scritta sempre in memoria di Wagner, Lugubre gondola numero 2, scritta 2 anni dopo la morte di Wagner. Porta il numero 2 perché Liszt aveva composto un altro brano con lo stesso titolo, Lugubre gondola numero 1, nel 1882, quindi prima della morte di Wagner, dopo aver assistito al passaggio di un corteo funebre sul Canal Grande a Venezia. Come sapete, a Venezia i feretri vengono portati da una gondola seguita dal corteo di gondole. Lugubre gondola numero 2, un brano meno immediato, più meditato di Richard Wagner Venezia, strutturalmente alquanto diverso. Gli impulsi emotivi sono mediati e mitigati dal tempo trascorso e dalle aspirazioni mistiche di Liszt che lo inducono, o dovrebbero farlo, ad una visione della morte cristiana e rassegnata. Ma la musica, ancora una volta, invia un messaggio indiretto attraverso il suo linguaggio allusivo, soprattutto alla conclusione del brano, quando, dopo un ritorno del tema, il pezzo si conclude. La chiusura però è sospesa, manca la cadenza finale e il brano termina con una lenta scansione di note che lasciano il discorso musicale irrisolto. Le ultime note sono come dei punti interrogativi che sono poi gli stessi che Liszt pone a se stesso e a noi sul destino finale dell'uomo. La fede di Liszt non posa su un equilibrio cosmico, non è fede animata da quella che il filosofo Wittgenstein chiama certezza infondata, cioè una certezza che non ha bisogno di essere spiegata e dimostrata perché si mostra in tutta la sua completezza e chiarezza, una certezza che è sentita come indubitabile in Palestrina o in Bach, ad esempio. Liszt non ha questa fede e certezza ed è la musica a dircelo in modo sotteso ma indubitabile. Liszt è un religioso, un abate, ma è ancora un uomo pieno di dubbi insoluti. Ascoltiamo quindi Lugubre gondola numero 2, brano composto nel 1885, Liszt morirà nell'86, l'interpretazione è quella di Alfred Brendel ed è equilibratissima come sempre in questo pianista, ma densa di sfumature, dinamica che arriva a dei pianissimo quasi inudibili e a dei lievi ritardi di tempo che ci turbano e inducono alla riflessione.
A questo punto non c'è più nulla da dire, non rimane che il silenzio, quello che Wittgenstein chiama silenzio mistico. Non rimane che la riflessione, il ripensamento fatto in solitudine. Non è Lugubre Gondola quindi il brano più adatto per concludere il nostro discorso musicale. Riascoltatelo da soli e lo riascolterete ancora e ancora più volte in un'inesauribile scoperta di senso e di vissuti, di esperienze archetipiche che la musica riesce a far riemergere in noi. Per concludere, è bene tornare al nostro assunto di partenza, che era quello di seguire diacronicamente pianoforte e linguaggio pianistico, di seguire l'evoluzione nel tempo delle tecniche costruttive del pianoforte e della musica che i compositori hanno scritto per quello strumento nelle sue varie fasi evolutive e nei vari periodi storici. Concludiamo con una composizione di Liszt che può mostrare, a prescindere dal contenuto, tutta la gamma di suoni, di timbri, di scorrevolezza, di potenza, insomma tutte le qualità e capacità tecniche di cui è dotato il nostro pianoforte, il pianoforte contemporaneo. Niente di meglio che affidarsi ancora una volta alle magiche mani di Claudio Arrau, nell'esecuzione della ballata numero 2 in si minore, opera contemporanea della sonata, pure in si minore. Non mi soffermo sulla forma della ballata, che è piuttosto complessa. Quello che ci interessa al momento è che il pezzo dà ampie possibilità al pianista di mostrare tutte le sue capacità virtuosistiche ed espressive e tutte le possibilità tecniche dello strumento. Arrau ci mostra leggerezza di tocco, potenza inaudita, agilità nello sgranare scale ascendenti e discendenti, o velocissime ottave per motoretto o contrario, e quant'altro è possibile o sembra impossibile. Ancora una volta rimaniamo affascinati, quasi sgomenti, dai suoni prodotti da questo strumento che abbiamo chiamato Monstrum, perché capace di evocare un segno degli dèi, cioè un messaggio che va oltre la fisicità del suono e tocca, quando è oggetto di produzione di musica eccelsa come la ballata che ascolteremo tra poco, tocca le vette più alte dell'espressione del bello. Il bello che distrae l'uomo dal tedio del quotidiano per elevarlo al metafisico. Il bello inteso nel senso classico, quello che ci è stato tramandato sin dall'antichità e che Platone celebra nei suoi dialoghi. Nel Simposio, lo ripeto spesso, dice Diotima, sacerdotessa veggente, a Socrate: «E quando la tua anima avrà fatto della bellezza la sua ragion di vita, allora scoprirai una cosa meravigliosa, la conoscenza del bello. Quando avrai contemplato le molteplici forme della bellezza, allora sarai quasi al termine dell'iniziazione. Allora contemplerai la bellezza eterna, senza nascita e morte, una bellezza assoluta che non si altera mai». Per Platone, quindi, il bello nel suo più alto livello di manifestazione coincide con il bene. Ascoltiamo quindi la ballata numero 2 in si minore, opera del 1833, nell'esecuzione inimitabile di Claudio Arrau. Vi troverete il compendio di Liszt virtuoso e toccante insieme.